Uova di Pasqua, bauli, grandi firme con prodotti originali e firmati? D'altronde quest'uovo è rotto. Sarà una delusione oppure una gioia? Scopritela all'interno di questo video, ma prima, sigla! Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo ad aprire altre uova di Pasqua, questa volta firmate da bauli, appunto, grandi firme. In cosa consistono queste uova? Me le avete richieste ed io le ho comprate per voi. Queste uova si differenziano in lui e lei. Ancora queste divisioni, va bene. E praticamente dentro ci dovrebbero essere cose di marca, sorprese di marca, ossia Alviro Martini, Bliss, comunque tutte cose di marca. Qua per esempio camomilla e qua la stessa cosa. Ok, quindi adesso andiamo ad aprire due uova, tra cui anche questo è rotto e voi mi chiederete perché. Perché nei supermercati non le ho trovate. Com'è possibile? Boh, non lo so, ho girato 4 supermercati, neanche in uno ho trovato queste uova grandi firme. Zero! Non capisco se non le prendono, non lo so, ma le ho dovute comprare da Amazon, è per questo che uno mi è arrivato rotto. Due integri, fortunatamente. Prima di iniziare il video, ragazzi, vi voglio ricordare che ci possiamo incontrare al Comic Con di Napoli. Vi lascio qui la locandina. Ok, venite in queste date. Per entrare c'è bisogno del biglietto, perché il Comic Con di Napoli è una fiera del fumetto. Essendo una fiera bisogna prendere il biglietto. Io avrò il mio stand sulla mappa, sono segnata con il nome Yolanda Switch, e probabilmente farò anche dei laboratori di slime. Quindi attenzione, restate connessi per ulteriori informazioni. Come potete vedere le uova sono due, uno da 300 grammi e un altro da 365. Quest'altro è uguale, quello rotto. Allora, secondo voi da quale parto? Da quello oro o da quello marrone? Ok, dite voi, secondo voi da quale uovo parto? Oro o marrone? Scrivete giù nei commentini, non imbrogliate, mi raccomando. Io parto da quello oro. Sono molto curiosa. Prima ancora di aprire queste uova di Pasqua, vi ricordo che venerdì ci sarà un altro rifornimento di uova di Pasqua sul mio sito. Le mie però uova di Pasqua, se ve lo siete persi venerdì scorso. Sul mio sito ci saranno appunto le uova di Pasqua Yolanda Switch con lo slime, i pasqualoni e tanti altri slime. Allora, vicino a questo cartoncino ci fanno vedere le cose che in teoria potremmo trovare. Allora, ci possono essere due sorprese. O troviamo uno o troviamo un altro. Allora, o quello di pollini o quello di camomilla. Se è quello di camomilla, troviamo una sacca e altre sorprese, però c'è scritto anche. Oppure quella di pollini, c'è un borsellino che credo che darò a mia madre. Le uova per l'appunto sono tre in teoria: cioccolato al latte o nocciola, cioccolato al latte solo e fondenti. Ho preso due al fondente e questo qua dovrebbe essere, non lo so, a latte o granella di nocciole, forse questo è latte. Allora, apriamo questo e vediamo dentro cosa troviamo. Secondo voi cosa troverò? Il borsello o la sacca? Ora lo scopriremo insieme. Ah, ok, è quello con le granelle di nocciole, però col cioccolato al latte. Allora, questo qua è... Allora, bauli io l'adoro, mi piace un sacco, bauli ti prego, cioè mandami i panettoni come se non ci fossi domani. Comunque, il profumo è buonissimo, c'è qui l'apertura, guardate qua vicino. Comunque spacchiamo, esatto, oh che piccolo, che piccolino. Allora, abbiamo la cioccolata che adesso vado ad assaggiare e già ho capito cosa ho trovato. Ho trovato il regalo di pollini, è una marca molto importante credo, io sono ignorante in materia, devo andare a fare una ricerca, ed è il portamonete. Vediamo, questo qua se te lo vuoi andare a comprare quanto costa, boh chi lo sa, mamma mia, è microscopico, però è carino. Allora, pollini, hai trovato l'esclusivo borsellino cuore di pollini, ok,
Comunque, io mi devo andare ad informare perché questa marca, vi devo dire la verità, non la conoscevo. Camomilla sì, ma questa no. Comunque è molto carino, porta monetine, lo darò a mia madre, anche se ci vanno non tantissime monetine a quanto pare, perché è molto molto piccolino, però è molto carino. Allora vado ad assaggiare un po' di cioccolato dove dentro c'è la nocciola. Oddio, sembra quelli di Baci Perugina. Voto cioccolato 10, ma anche voto sorpresa. Date anche voi il voto da 1 a 10, mi raccomando, a questo vettino. Visto che abbiamo questo qua rotto, apriamo prima quello rotto. Possiamo trovare tutte queste sorprese, ma adesso andiamo a vedere meglio. Allora, questo qua è fondente, quindi top anche per la mia dieta, super top. Guardate, ma che cos'è? Guardate quante cose che possiamo trovare. Allora, c'è questa marca mandarina Duck, Duckman è la papera. Possiamo trovare questo beauty, mentre Bliss una collana, oppure uno specchietto con custodia. C'è anche Albiero Martini, perché lo dico così? Non lo so. È uno specchietto doppio, quindi possiamo trovare questo e tante altre sorprese, ma sicuramente troveremo qualcuno nel deprio. Oggi sono molto milanese, non so perché. Andiamo ad aprire anche questo qui che è già rotto. Quindi neanche la gioia di andarla ad aprire. Hello everyone! Ma perché? Ti ho paura! Allora, esce fuori un profumo di cioccolato fondente incredibile. Ma cioccolato fondente di quanta percentuale non si sa. Vabbè, comunque è molto molto fondente, si vede già dal colore che è bello scuro scuro. Andiamo ad assaggiare. Bello strong. Allora, cioccolato al latte io forever, ma se proprio dovessi scegliere, cioccolato bianco. Ho trovato, penso, una collana. E io ultimamente sto mettendo spesso le collane. Abbiamo trovato la collana di Bliss. Ma è carinissima. Ok amici, wow, bella. Allora è un cuore con sopra scritto piccolo piccolo Bliss. Io incrocio le dita sperando che in quest'altro troverò una sorpresa differente. Comunque è molto bella. Wow, queste uova ragazzi non costano poco. Io le ho pagate sui 14 euro più o meno. Quello piccolo 12, questi qua grandi da 3,60 sui 15 euro, più o meno. Immaginate che poi c'è anche la spedizione. Comunque è molto buona questa qua, ma la posso mangiare perché è fondente. Io perciò l'ho presa. Ma vediamo adesso qui invece cosa troviamo. E te pareva che non doveva essere spaccato anche questo? Si manteneva in piedi per la forza di inerzia. Attenzione, non abbiamo trovato un doppione. Prima di aprire, secondo voi, cosa... Ma... Ah, ok, abbiamo trovato, vediamo... Ok, io so cosa abbiamo trovato. Secondo voi tra queste cose cosa abbiamo trovato? Lo specchio, lo specchietto doppio o questa, la pochette? Secondo voi cosa ho trovato? Dai, scrivetelo nei commenti. Allora, avete scritto? Ho trovato uno specchio di Le Coeur, ma è un po' francese questa marca, non lo so. Le Coeur, il cuore forse vuol dire Le Coeur. Vabbè, allora andiamo ad aprire questo specchiettino. Ma infatti, vedete? Che poi qua scrivono e altre sorprese. Ma altre cose, che se tu mi metti queste che stanno qua sopra, perché mi dici che ci sono altre sorprese? Non è vero, non è vero. Ok, vediamo un po', Yolanda e le hardware imprese. Carino! Ma è bellissimo! Guardate già la custodia, che bella! Questo è... Oddio, questo è molto delicato, questo specchio. Mamma mia! Ok, così, eh? Che bello! Oddio, mi fa vedere tutte le imperfezioni. Non meglio non vedere. Allora, a forma di cuore, dietro c'è scritto Le Coeur Twinset. Wow, ma sentite la mia pronuncia in francese, Le Coeur. Wow, scusatemi francesi. Comunque qua c'è un altro cuoricino per prendere lo specchietto. E così, molto 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 carino, con la sua custodia sempre a forma di cuore. E qui sempre segnato Le Coeur. Comunque
Vi posso dire che queste sorprese sono veramente stratosferiche. La mia preferita, vi devo dire la verità, è stata la collana, in assoluto proprio, perché come sorpresa, cioè, è molto bella. Chi lo sa questa quanto costa se la vuoi andare a comprare in gioielleria? Sono state carine queste sorprese? Vi sono piaciute? Cosa dite? Ok, amici, che dire? Questo è tutto. Aspettatevi tante altre aperture di uova perché ne ho veramente tantissime. La prossima volta aprirò quelle della Lidl a 2 euro, quindi non perdete il video della prossima volta delle prossime aperture di uova. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto, strappato un sorrisone come sempre. Vi mando un bacione, un abbraccio stretto e noi ci vediamo domani alle ore 14:30 sempre qui sul mio canale Yolanda Sweets. Ciao amici!